Spazio Camera di Commercio di Torino al Salone del Libro con il professor Matteo Saudino, che è coautore di questo libro dal titolo decisamente originale Star Wars e la filosofia. E se ho capito bene, non è la filosofia di Star Wars, il pensiero di Lucas, la fantasia, ma è proprio la filosofia, quella diciamo che si studia a scuola, con metafore starwarsiane. Dico bene? Perfetto, ha colto nel segno. Non volevamo fare un libro in cui tratteggiare la filosofia appunto di Star Wars come gli autori, Lucas in primis, l'avevano immaginato, ma abbiamo voluto raccontare l'universo della filosofia, Kant, Platone, Nietzsche, ad esempio Socrate, attraverso i personaggi iconici di Star Wars. Ad esempio abbiamo questo il parallelismo Yoda-Socrate, la saggezza, il conoscere stesso, Obi-Wan, lo Jedi che segue il dovere sempre per il dovere, con l'etica kantiana del tu devi perché devi, o ancora abbiamo analizzato Leila come filosofa protagonista di un'emancipazione femminile, cioè ci sono dalla Butler, Angela Davis, dentro Leila, che non è solo l'imperatrice. Ipazia? Ipazia, certamente. Vedere i personaggi di Star Wars come personaggi anche del mondo filosofico. Beh, e qui si parla di tanti giovani con le scuole, non solo venuti al salone, qui si parla di giovani, qui giovani imprese per il futuro ad esempio, e credo che sia un modo un po' per invogliare i giovani ad avvicinarsi anche alla filosofia. Assolutamente, io dovessi consigliare due capitoli ai giovani, consiglierei il capitolo su Rey, la protagonista dell'ultima trilogia, che lei alla fine è una ragazza normale ma che non riesce a trovare il suo posto nel mondo, e l'abbiamo abbinata ad Heidegger, al filosofo dell'esistenzialismo. Noi possiamo sempre scegliere se essere cose tra le cose, dunque un processo di deiezione, ci trasformiamo in oggetti tra oggetti, oppure prendersi cura di noi stessi e del mondo e progettare la vita, futuro, impresa. Heidegger c'è, dunque Rey a un certo punto prende in mano la sua vita e la costruisce. E l'altro capitolo è quello sull'intelligenza artificiale, la coscienza robotica, C3PO ovviamente, P8, di 2R2, i robottini, no? Quello piccolino che sembra quasi non barattolino, e quello longilineo dorato, che aprono la trilogia, l'Enneadi, sono 9, apre i robottini, chiudono i robottini. Ebbene, c'è il tema dell'intelligenza artificiale oggi dominante. Cos'è oggi l'intelligenza artificiale? Calcolare, allora è intelligenza, ma è un'intelligenza che ha anche una coscienza, sanno scegliere il bene e il male. Questi robottini qui sì, la nostra intelligenza artificiale non discerne ancora dal bene e dal male, per questo non possiamo parlare ovviamente di coscienza robotica. Senta, una curiosità, ha parlato di saper discernere il bene e il male, i personaggi citati sono quasi tutti nel bene, ma per fare un esempio, Darth Vader chi potrebbe essere? Vabbè, Darth Vader e Palpatine sono i due personaggi probabilmente più forti di tutto il libro. Darth Vader o Darth Vader è abbinato all'oltreuomo nicciano, e volontà di potenza, spirito dionisiaco e anche accettazione del destino e lacerazione. Anakin, che sceglie il male, il lato oscuro della forza, diventa un Sith per salvare la moglie e i figli, perché il sogno premonitore gli dice moriranno, e l'altro è Palpatine, cioè il cancelliere che organizza un colpo di Stato per prendere il potere. Lo stesso Lucas immagina Giulio Cesare, immagina Hitler, potremmo immaginare anche noi il nostro Mussolini, cioè I demagoghi che prendono il potere facendoselo dare direttamente dalla folla che batte le mani mentre perde la libertà. L'antifilosofo, sono non filosofi tutti questi personaggi. Ma i demagoghi sfruttano la filosofia, possiamo dire così, però in ottica poi platonica e socratica, chi sfrutta la filosofia non è un vero filosofo.